Da almeno un decennio i proprietari preferiscono affittare a brevi periodi ai turisti. Questo comporta per i residenti un'impossibilità di trovare un appartamento in affitto nei centri storici nelle principali città d'arte, costringendoli a spostarsi nelle periferie. Se nel 2011 gli annunci extra alberghieri non superavano le 20.000 unità, nel 2023 sono saliti a 700.000, per un fatturato che si aggira sui 11 miliardi di euro. In questo mercato l'Italia è la terza piazza, dopo Stati Uniti e Francia. Tutti i gestori di appartamenti per ogni ospite che accoglie all'interno del suo appartamento deve far pagare la tassa di soggiorno e comunicare alla questura competente i dati degli affittuari. I privati che amministrano fino a 4 appartamenti possono usufruire del regime della cedolare secca e tutti, piattaforme e gestori professionali, devono applicare una ritenuta d'acconto del 21%. A marzo scorso, Federalberghi ha denunciato come lo Stato nel 2022 abbia recuperato dalla cedolare secca sugli affitti brevi appena 80 milioni di euro, quando dovrebbero essere in grado di raccogliere circa 1 miliardo di euro dalla cedolare secca. Il Ministero del Turismo guidato da Daniela Santanchè ha realizzato un disegno di legge per dare nuove regole al settore degli affitti brevi. Nel resto d'Europa già da tempo sono state imposte regole e limiti. Ad Amsterdam in un anno puoi affittare minimo 7 giorni e massimo 30 giorni, a Copenaghen massimo 70 giorni, a Londra e Berlino massimo 90 giorni, e a Bruxelles massimo 120 giorni.